Buongiorno a tutti, eccomi tornata con la 7 Toddler Challenge. Ormai mancano pochi giorni al passaggio di età, soltanto 3 giorni, dai, ce la possiamo fare, non manca poi molto. Abbiamo superato la metà, quindi ancora 3 giorni di fatiche e poi tutti i nostri bebè passeranno di età. È giovedì mattina, mattina molto molto presto perché sono soltanto le 4 e abbiamo tutti i nostri bebè svegli. Quindi vediamo un attimo, perché risulta sveglia, scusate, no, è andata a dormire, però in realtà non hai sonno Veronica, quindi svegliati. E a questo punto Melissa direi che puoi chiedere del bagno a Veronica, poi lei sta dormendo, Francesca anche lei ha bisogno del bagno, quindi vieni qua e chiedi del bagno. Poi tutti gli altri stanno dormendo, perfetto. Inoltre ha bisogno di farsi un bagno anche la povera Veronica. Magari già che ci siamo facciamo altre scelte. Cura del bebè, facciamo cambia il pannolino. Lei è Francesca e anche lei ha bisogno del bagnetto, quindi facciamoglielo. Intanto che gli altri bambini stanno dormendo. E poi anche tu, Veronica, hai bisogno assolutamente di una doccia. Fai la doccia. È molto tesa, poverina, perché ha assolutamente bisogno di divertimento, sì. E addirittura di andare in vacanza. Poveretta, tra l'altro non ha sviluppato neanche una passione, non l'ho mai fatta divertire, povera. Adesso la bimba è bella pulita, ecco qua, quindi io direi, hai un po' di fame però, hai dormito, quindi a questo punto direi di, e qua puoi accendere, sì, accendi. Mamma mia, che pasticci che ci sono qui in cucina, oh mio Dio quante cose sporche. Un bel po' di piatti, intanto portiamoli tutti qui. Allora, Veronica, perché ti fai il bagno che ti ho detto di farti una doccia? Vabbè, comunque, lei finalmente è giocosa. Visto che hai bisogno di divertimento, dai, vieni qua da qualche parte, tipo qui fuori, anche se sono soltanto le 6 del mattino, arrampicati e scivola. Poi, anche te hai bisogno di divertimento e di un bagnetto, quindi facciamo che chiedi del bagno, che così almeno anche tu sei a posto. Ma cosa ci fai qua, piccolina? Cosa ci fai qua? Vai subito a chiedere del bagnetto. Intanto lei sta andando e tutti gli altri stanno dormendo. E Lucas ha bisogno di mangiare, quindi vediamo se c'è qualcosa in frigorifero. Apri. Ok, direi di prendere una porzione. Mattia ha bisogno anche lui di mangiare, quindi vieni qua e prendi una porzione. Andrea anche lui ha bisogno di mangiare, quindi vieni qua e prendi una porzione. Da bravi, venite tutti qui. Intanto continuiamo a pulire la cucina, che è davvero un pasticcio. Veronica ha finito di fare il bagno, quindi direi asciuga come una furia. Da brava. E poi quasi quasi, ma la piccola Melissa? Ah, eccola qua che sta arrivando piano piano con molta calma. Vediamo che arriva. Nel frattempo si sono fatte le 7. Dai, fate il bagno. Bravissime. Perfetto. E voilà, bagnetto, secondo bagnetto della giornata. E sono soltanto le 7:30. E lei ha soltanto bisogno di mangiare perché poi è abbastanza felice. Quindi vieni qua e prendi una porzione. Poiché ha bisogno di mangiare anche lei, ma sta già mangiando. Lei sta facendo il bagnetto, poi vieni qua e ce la possiamo fare? No! Ecco perché è finita! È finito il cibo, vediamo se c'è qualcos'altro in frigorifero. Intanto loro hanno finito con il bagnetto, quindi direi Veronica, vieni qua e prepara qualcosa per tutti. Fai colazione? No. Cucina e facciamo... Prepariamo addirittura maccheroni al formaggio e facciamo formato festa. Poi Lucas ha bisogno di attenzione, quindi magari vai da Veronica e intanto chiacchiera un po' con lei, facciamo balbetta, poi facciamo altre scelte amichevole, guarda, e poi facciamo altre scelte amichevole e
accoccolati. Mattia, anche lui ha bisogno di attenzione, di andare in bagno con il vasino. Mattia, che punto è? No, deve chiedere aiuto. Poi direi quasi quasi. Oh, strano! Veronica, la nostra Veronica è felice. Basta, ok, è già di nuovo a disagio. La felicità è durata proprio 2 secondi. Comunque, stavo dicendo, quasi quasi, io direi di chiamare ancora la babysitter. Ripeto, non posso chiamare il maggiordomo perché non ho l'espansione, quindi chiamiamo la babysitter. Lei è felice, ha soltanto bisogno di un po' di attenzione, quindi chiacchiera con Mattia. Facciamo, fai delle facce buffe, poi facciamo balbetta e facciamo abbraccio affettuosamente. E poi magari vieni qua e guarda cos'è. E poi vieni qui e facciamo disegno con il lama. E Melissa ha bisogno di mangiare, di fare un pisolino, quindi vieni qua e fai un pisolino. Poi abbiamo Francesca, anche lei ha fame e ha bisogno di divertimento, quindi vieni qui e gioca nella vasca delle palline. Ma Lisa sta ancora dormendo, sì. Poi ha bisogno di mangiare, di attenzione, di divertimento e basta. E di un po' di attenzione. Vediamo se è pronto intanto qua il cibo, sì, quindi direi Veronica è chiama a tavola, così tutti quelli che hanno fame, tutti i bambini che hanno fame possono prendersi il piatto e mangiare. Melissa si sta dormendo, poi visto che c'è pronto da mangiare i maccheroni e tu hai fame, prendi la porzione. Comunque Veronica, dove sei finita? Eccola qui. Vediamo se c'è qualcuno che ha fame, lei, quindi vieni qua e finisci di mangiare i maccheroni al formaggio. Poi te Lisa, vieni qua, abbiamo detto, e prendi una porzione. Oh, ma che sonno! Ecco, finalmente si sta svegliando. Poi vieni qua e chiedi del bagno, bolle di sapone, chiediamo del bagno alla babysitter. Mattia è a disagio perché ha bisogno di andare in bagno, quindi quasi quasi chiederei aiuto con il vasino e chiediamolo a Veronica, vediamo se ci può aiutare. Veronica, a che punto è qua? Poverina, sta di nuovo mangiando, ma hai mangiato abbastanza, dai, basta. Allora Mattia, eccolo qui, ha soltanto bisogno di attenzione e di divertimento. Dopo lui è abbastanza contento, ha bisogno di andare in bagno, visto che lui è l'unico che sa usare il vasino da solo, facciamoglielo fare, usa il vasino. E lei ha fame, però sta già mangiando, cioè sta per mangiare, intanto sta giocando, però poi mangerà qualcosina, quindi lei è a posto. Lei dopo il riposino prende pure da mangiare e poi, visto che ha bisogno di divertimento, direi di e giocare a forma assieme. Poi quasi quasi ti mando fuori qui in giardino e gattonaci dentro. Eccoli qua che stanno mangiando tutti i nostri bambini, o perlomeno alcuni dei nostri bebè. Guardate come sono bravi e sono tutti abbastanza contenti, a parte Melissa e Lisa, che sono un po' tristi. Che bello vederli mangiare tutti insieme, e più che altro tutti belli profumati, che non hanno bisogno del bagnetto, a parte la piccola Lisa. Quindi facciamoli mangiare con calma. Lisa, poi chiedi del bagnetto, ce l'hai già in coda, no? Ce l'hai già in coda, quindi qui basta. Ariel, stai ancora giocando, dai, vai a mangiare anche te, da brava, visto che è quasi ora di pranzo, è praticamente ora di pranzo ormai. Vederli tutti seduti mi rallegra un sacco, perché credo non sia quasi mai successa questa cosa. Finalmente. Poi magari potremmo anche fare altre scelte. Aggiungiamo al gruppo tutti i bambini. Oh, ho sbagliato. Altre scelte. Azioni, forma un gruppo. E formiamo un gruppo di tutti i bambini e poi li manderei quasi quasi a guardare un po' di TV. Quindi facciamo fai zapping insieme, aiuto con il vasino alla babysitter, e invece Andrea hai bisogno di attenzione e di divertimento, quindi vieni qua e accendi, vediamo un po', chiedi alla babysitter. Oppure facciamo accendi e chiedi a Veronica. Che carini loro due, che teneri, guardate. Tutti i piatti per terra, molto molto bene.
Francesca, facciamo balbetta, intanto facciamoli chiacchierare un po', parla del colore preferito, e Lucas invece, che tra l'altro per me Lucas è davvero un bimbo bellissimo, guardatelo. Lucas, facciamo, fai delle facce buffe, facciamo anche tu balbetta e poi altre scelte, buffo, no, amichevole, guarda, e facciamo anche abbraccia, amichevole, abbraccia, così almeno loro si distraggono un attimino. Mattia, dai da bravo, acquisita l'abilità di vasino per Mattia, molto bene. E nel frattempo, Veronica, già che sei qua, direi di prendi e posa il bucato. Ah, deve andare in bagno, povera, dai, vai. E che sei qui. E poi abbiamo detto, prendi e posa il bucato, prendi e riponi il bucato. Abbiamo due vasini completamente sporchi, fa niente. Poi facciamo: prendi e sposta il bucato e aggiungi all'asciugatrice. Povera Veronica, non ce la fa più con questi bambini, non ce la fa proprio più. Ah, oh, adesso stanno andando tutti a vedere la televisione, giusto? Sì, quindi direi di vai qui insieme e siediti insieme. Vediamo se si siedono tutti i bambini e guardano la TV così si distraggono un pochettino. Eccoli qua da bravi, vediamo se arrivano tutti. E lei cosa ci fa là in fondo? Lisa, vieni qua. Dai, sedetevi tutti da bravi. Sono seduti soltanto alcuni, in realtà chi manca? Lei dove sta andando? Vieni qua e siediti insieme. E poi magari guarda il canale attuale insieme. Dai, da bravi, venite tutti qua. Vediamo se ce la possiamo fare. Farli sedere tutti sul divano sarà abbastanza difficile. Ok, niente, non si vogliono sedere. Lui cos'ha? Lui è sempre arrabbiato perché ha bisogno di attenzione. Ma sei qua vicino, parlale. Ma no, manda via, no, ho sbagliato. Facciamo balbetta, poi facciamo gioca e facciamo in braccio. Lucas ha soltanto bisogno di un bagnetto, quindi chiedi del bagno, vediamo se c'è ancora la babysitter. Sì, grazie a Dio. Chiediamo aiuto a lei del bagnetto. Mattia ha bisogno di attenzione, quindi anche tu, Mattia, parla un po' con Veronica. Parla del colore preferito e facciamo fai delle facce buffe. Poi, lei ha soltanto bisogno di dormire e di usare il vasino. Chiedi aiuto con il vasino a Veronica, vediamo. Però si è arrangiata perché ha utilizzato il pannolino, quindi fai un pisolino, visto che sei un po' stanca. Ariel invece ha soltanto bisogno di attenzione, quindi vieni da Veronica e facciamo gioca. Lisa ha bisogno anche lei del vasino, quindi aiuto con il vasino alla babysitter. E Veronica anche lei ha di nuovo bisogno di un bagno, quindi fai la doccia. Chiacchierate da soli adesso, parla del colore preferito e balbetta, facciamo anche, fai delle facce buffe. Veronica, vai pure a farti la doccia, ottimo. E lui ha bisogno di divertimento, ma sta andando fuori, esatto, qui, quindi io direi di impila, così si distrae un pochettino. Anche lei ha bisogno di attenzioni, quindi forme, vieni qui. Lucas ha finito di fare il bagnetto e Lucas è contento, non mi sembra vero, quindi Lucas vieni qua, anzi vieni fuori anche te che è una bella giornata di sole e facciamo qui gattonaci dentro. Mattia, poverino, è a disagio perché ha bisogno di divertimento, quindi anche tu vieni qua e gioca nella vasca delle palline. Andrea, eccolo qua che sta giocando con Veronica. Che bravi. Francesca sta facendo il suo pisolino qua, da brava. Dai, sono tutti abbastanza felici. Lei ha soltanto bisogno di un po' di attenzione, che è qui da sola, povera. Quindi direi, ma vieni qua allora a parlare con lei, con Melissa. Fai delle facce buffe, poi facciamo balbetta e abbraccia affettuosamente.
Poi vai da Veronica, che si è messa a letto, quindi direi di non svegliarla, poverina, perché ha bisogno di riposare, e allora vieni qua e gattonaci dentro. Di nuovo, Andrea, cosa c'è? Hai bisogno di attenzione? Ma tu hai sempre bisogno di attenzione, dai, vieni qua un po' e impila, da bravo, e chiacchiera un po' con Ariel. No, mordi assolutamente no. Parla del colore preferito e abbraccia affettuosamente. Ok, la babysitter se n'è andata, siamo rimaste nuovamente sole. E lui ha soltanto bisogno più di dormire e poi di utilizzare il vasino, che però ancora non è capace, quindi dobbiamo chiedere aiuto. Vediamo se riusciamo a chiedere aiuto direttamente alla babysitter, ma se n'è andata, quindi ho paura di no. Mattia ha bisogno di dormire, quindi visto che sono le 5:30, direi: Mattia, vieni qua e dormi. E Andrea, anche lui ha bisogno di dormire, quindi poi vieni qua e dormi. Da bravo, intanto sta appunto giocando con questi mattoncini, con questi cubi. Ariel ha bisogno di andare in bagno, ma lei sta già andando, perché quindi vuol dire che finalmente una bebè ha imparato ad utilizzare il vasino. Non mi sembra vero. Tu sei qui e hai bisogno di dormire, quindi vieni qua e dormi. Vediamo se tu sai usare il vasino da sola. No, devi chiedere aiuto e poi lo facciamo. Ma la babysitter non c'è più, quindi mi sa che non puoi chiedere a lei. Infatti, sai cosa ti dico? Usa il pannolino. Usa il pannolino. Così siamo a posto almeno. Ottimo. Ora sei stanco, quindi puoi pure andare a letto e dormi. Mattia sta già dormendo. Andiamo in ordine. Andrea, eccolo qua. Direi che puoi anche interrompere con le costruzioni. Vai pure a dormire anche tu. Furente, cosa c'è? Stanco, vai, ti ho detto di andare a letto, vai pure, vai da bravo. Lisa, anche lei ha bisogno di dormire, quindi vieni qua e dormi. Benissimo. Lei è triste, triste per quale motivo? Stordimento per la casa delle bambole e dove sono tutti quanti, perché è rimasta da sola? Vediamo se c'è un lettino libero, vieni qua e dormi. Poi Ariel, anche lei è stanca, quindi anche tu Ariel vieni qui nel lettino e dormi. Vediamo se arrivano tutti. Eccoli che stanno arrivando quasi tutti. Ottimo, stanno dormendo tutti. Visto che sono le 7:30, stanno dormendo praticamente tutti, io direi di preparare una ricetta speciale, piatto ricco di proteine, perché lei è energica, ma sì, dai. E poi facciamo cucina e prepariamo piatto ricco di proteine, patatine, tramezzino, facciamo dei biscotti con scaglie di cioccolato. E poi c'è qualcosa da ripulire qui. Direi di svuotare qua, è necessario farlo, svuota. E poi puliamo un po' anche la casa, intanto che tutti i bimbi stanno dormendo. Non mi sembra vero un po' di pace. Ed è tutto anche abbastanza in ordine grazie alla babysitter. Quindi poi vieni qui e pulisci. Quindi vediamo qualcuno che non sa utilizzare il vasino e che ha bisogno di andare in bagno. Praticamente nessuno. Però direi di insegnare a lui, quindi aiuto con il vasino. Vediamo un po'. Dai, vieni fuori da lì. Vieni fuori e vieni qua da Veronica e facciamo abbraccio affettuosamente. Vediamo se arriva. Dove lo sta portando? Dove lo sta portando? Vediamo un po'. Ah, qui in cucina, quindi direi di quasi quasi dai il cibo a Mattia e diamo dei cereali. E poi svuotiamo il forno. Intanto sta preparando i biscotti, giusto? Sì, biscotti con scaglie di cioccolato, molto bene. Intanto chi si è svegliato? Lisa, cosa c'è?
chiama da te. Mattia cosa ci fa qua fuori? Poverino, è qua da solo. Dopo Mattia direi che è anche il momento di tornare a dormire, perché sei abbastanza stanco e poi sono le 10 di sera, quindi c'è un lettino libero sì qui. Dormi, no, perché è troppo spaventato. Quindi chiedi la favola della buonanotte a lei, vediamo se ci può dare una mano. Lei ha bisogno di attenzione, poi facciamo favola della buonanotte sempre a lei. Veronica nel frattempo ha preparato da mangiare. No, non ha finito, quindi riprendi i biscotti. C'è soltanto sveglia Lisa, che ha bisogno di mangiare, quindi ok, hai preso i cereali, perfetto. Poi direi di chiacchierare un attimo con Veronica, poi di andare a dormire. Parla del colore preferito e poi vieni qua e favola della buonanotte a Veronica. Mattia, eccolo qua che si sta addormentando leggendo la favola della buonanotte. E poi è soltanto, manca soltanto Lisa, che è l'unica sveglia. Io direi Veronica di metterla a letto, metti a letto. E poi Veronica ha bisogno di mangiare, quindi direi di quasi quasi mangio i cereali. E poi ha bisogno di un bagno e di andare a dormire, quindi fai la doccia e poi vai pure a dormire. È praticamente passato un altro giorno, sono le 11 passate di sera e lei sveglia praticamente quasi dalle 4 del mattino. Direi che molto molto brava. Alla fine pensavo peggio, ma riesco comunque a gestire tutti i bebè, anche se sono tanti. Però con l'aiuto della babysitter è tutto un pochettino più semplice. Però devo dire che nonostante tutto mi sono divertita molto, mi diverto molto con questa challenge. Se avete altre challenge di The Sims da consigliarmi o da farmi conoscere, perché io in realtà non ne conosco tante, scrivetemele qua sotto nei commenti, che magari mi informo meglio e poi potrei farle al termine di questa, perché questa credo che durerà ancora almeno un paio di puntate di video, non di più. Fatto questo, Veronica, vai pure a dormire da brava. Anzi, no, prima devi mangiare, poi devi farti la doccia e poi andare a dormire. Dai che tutti i bambini stanno dormendo, vai. Niente, direi che anche questa giornata è giunta al termine. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è stato così, vi invito a mettere un bel pollice in su e ad iscrivervi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video. Ora devo cercare di capire perché Veronica, ma credo che si sia tipo impallato, perché Veronica non esce più dalla stanza. Cioè, se le dico vai qui, lei non ci va. Comunque ripeto, spero che questo video vi sia piaciuto, di avervi tenuto compagnia, vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo episodio. Ciao!